Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon sabato. Oggi sabato 6 luglio proseguono i video giornalieri della Lucerna di Cronos, proseguono anche quelli domenicali, lo sai benissimo. La differenza è che questi sono in due sole varianti e appunto ti terranno compagnia per tutta l'estate fino a settembre. Fino a settembre avrai anche la possibilità di avere delle promo sui consulti personali da 30 e da 60 minuti. Per tutti i dettagli ti rinvio alla visione del video dove le promo vengono presentate, ma anche al mio sito www.marcobarzotti.com dove puoi trovare i dettagli della promo nella pagina consulti personalizzati. Oggi andremo a chiedere qual è quell'evento che entrerà nella tua vita, diciamo in un minimo di 6 mesi e un massimo di 12, quindi qual è quell'evento che sei destinato o destinata a vivere entro un tempo massimo di 12 mesi. Lo andremo a chiedere alle nostre due varianti che ti vado a preparare davanti. Qual è quell'evento che sei destinato o destinata ad attraversare entro un tempo minimo di 6 mesi e un tempo massimo di 12? L'evento importante. Andiamo a mettere anche l'Ancient Feminine Wisdom, qual è quell'evento importante che sei destinato o destinata a vivere entro un lasso temporale minimo di 6 mesi o massimo di 12. E infine mettiamo anche le Sibille Lenormand. Qual è quell'evento che sei destinato o destinata a vivere, quell'evento importante che sei destinato o destinata a vivere in un lasso temporale minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi? Dalla visione del video, ovviamente. Andiamo ad identificare le varianti, scegliamo la Septaria per la prima e la Malachite rossa per la seconda. Ti do qualche secondo, intanto ti ricordo che da settembre riparte il corso di cartomanzia divinazione della Lucerna di Cronos, un corso completamente nuovo, figlio dell'esperienza dei workshop, un'esperienza molto bella. Questo corso in particolare analizzerà tutti i 78 arcani, 56 minori e i 22 maggiori, ti darà molti metodi per interpretarli, ti spronerà a creare un tuo metodo e soprattutto ti porterà l'esperienza della divinazione con la classe, che è quella molto più fruttuosa, in quanto spesso le suggestioni si accavallano, si creano, si fondono, creando proprio un bellissimo clima. Il corso sarà di 12 lezioni. Se sei interessato o interessata a vedere il programma dettagliato, puoi trovarlo sotto a questo video oppure sul mio sito www.marcobarzotti.com. Oppure puoi scrivermi un messaggio audio vocale su WhatsApp al numero 388 5776772. Penso che tu abbia fatto la tua scelta. Nel caso, stoppa il video. Te le ripeto: Septaria per la prima, Malachite rossa per la seconda. Parto dalla variante della Settaria. Qual è quell'evento importante che attraverserà la tua vita? La torre. Non prenderti paura, può essere anche un trasferimento. Auxo, l'accrescimento. Bello. Allora abbiamo le nuvole e il giardino. Allora, le carte ti dirò, sono molto strane, perché se da una parte un'associazione nuvole-giardino mi va a parlare della difficoltà di rapportarsi ad un ambiente sociale, che può essere quello familiare, lavorativo o in generale anche quello sociale. Dall'altra parte la torre mi parla un po' della voglia di abbattere queste sovrastrutture, abbattere le paure, abbattere i limiti, che comunque, nonostante i messaggi molto forti di queste carte qua, viene appunto mitigato questa energia dalla presenza di Auxo,
che è la carta dell'accrescimento, del fatto che comunque le nostre potenzialità, le nostre possibilità si ampliano. Qui potrebbe esserci un cambio radicale di vita o di lavoro, oppure addirittura un trasferimento, o in alternativa potrebbe esserci la risoluzione di un qualcosa legato alla gestione, soprattutto alla vendita o al restauro di una casa. Però è sempre l'idea di allontanarsi da un qualcosa per conflitto con qualcuno. E qui crescono le possibilità, qui è possibile che ti venga data una possibilità per allontanarti da una situazione tossica, nociva o limitante. Andiamo a vedere in dettaglio, perché non dicono molto in realtà, non danno una direzione univoca. Quindi forse magari col tarocco riusciamo a capirla. Poi magari questo video viene guardato da più persone e le sfumature sono diverse, però vediamo qual è quell'evento importante in un minimo di 6 o un massimo di 12 mesi che è destinato ad entrare nella tua vita, per te che hai scelto la variante della settaria. Il carro. L'innamorato. Il 10 di coppe. La regina di spade. Il fante di coppe. Il re di spade. L'imperatore. Ma guarda, per qualcuno è un discorso di andare a vivere proprio con una persona a cui si vuole bene, perché in realtà qua, secondo me, per un'ampia parte c'è proprio il discorso di amore, sia per la presenza di un fante di coppe, ma sia anche per la presenza di una coppia, re di spade, regina di spade, che comunque esercita la volontà, l'intelligenza, per avere una situazione di 10 di coppe, quindi una situazione che comunque va a dargli gratificazione e felicità. E riguarda appunto il discorso casa, quindi per alcuni c'è l'avvio di una convivenza, ma qui non si tratta, cioè allora se hai un partner, una partner o qualcuno, qui c'è proprio un discorso di cercare casa insieme. Ora, qual è il problema? Per altri, secondo me, e potrebbero essere la maggior parte, qua c'è il cambiare una situazione di vita perché prima c'è il rompere una situazione. Ovvero è come se tu magari avessi già una storia che sta andando, avessi già anche una coppia ben assodata, in alcuni casi con convivenza, nella quale vedo inserire una nuova persona. E quindi c'è proprio il decidere di abbracciare un'esperienza di vita accanto a qualcuno, però dopo una scelta fatta davanti a quello che è appunto un fante di coppe, quindi un qualcuno che ti porta un'idea di rinnovamento in amore. Soprattutto con questa torre e con queste due carte qua che mi parlavano di un ambiente difficile da gestire, laddove la tua situazione di coppia traballasse, in breve tempo qui c'è qualcuno che si fa avanti e c'è un andare a convivere con qualcuno fondamentalmente. Non pretendo però che si parli soltanto di amore, perché magari sono persone che sono single, o magari sono persone che non hanno una relazione perché non la stanno cercando, o magari anche persone che hanno la loro relazione, va bene. Qui comunque è sempre il guarire da una situazione
tossica che ci limita, ci fa sentire una regina di spade quando in realtà noi poi dimostriamo una verve da imperatore. Ora, è il classico esempio di chi ha i numeri per essere un numero uno, una persona che fa la differenza, però come vedi deve comunque attenersi a un codice che probabilmente non gli dà, perché qui ho un 10 di coppe, il riconoscimento, la gioia di vita, la realizzazione che vuole, perché sotto io ho il re di spade, quindi sopra io ho la fantasia, ho l'iniziazione, ho la libertà, ho l'integrazione, sotto ho questo inizio di fante di spade, di coppe, scusami, ma poi ho un codice etico, morale, rigidissimo, lavorativo, di vita. E quindi ecco perché ti dico, per i più è la rottura di una precedente relazione e l'avvio di una convivenza, oppure magari la proposta della persona che si sta frequentando di avviare un qualcosa di più serio. Per altri è la rottura con un ambiente opprimente che nella maggior parte dei casi con un re di spade può essere un ambiente o vincolato alla legalità, quindi burocrazia, eccetera, oppure addirittura anche lavorativo. Nel caso della burocrazia ci vedo anche il riuscire a vincere una causa legale che comunque anche questa secondo me ti sta dando non poche preoccupazioni, perché qui c'è comunque, ti ripeto, una persona che avrebbe voglia di liberarsi ma che poi si scontra un po' con questi due rappresentanti della legge che mirano, per carità, sono due carte molto costruttive, però mirano a mantenere un ordine, capisci? Ora, dove danno il meglio secondo me queste carte è in amore. Quindi, secondo me, anche se tu fossi single, qui può esserci una situazione di fidanzamento ufficiale o di coppia ufficiale che poi si proietta in quella che è una situazione di convivenza nel tempo. Voglio vederci di più. Sette di bastoni, due di bastoni, 9 di denari. Vedi, è una tua scelta di rompere con un atteggiamento conflittuale che ti va a dare sicurezza. Quindi sì, secondo me qua la maggior parte, poi ho tentato di dartela anche sul lavoro, però la maggior parte qui o si allontana da una famiglia opprimente, eccetera, per una convivenza, perché qui io ci vedo la coppia, oppure rompe una relazione che non va più perché qui c'è un'altra persona che arriva a rinnovare questa relazione che di nuovo si basa molto sull'opprimente, sul o magari anche semplicemente sul disinteresse. Niente, per quanto io ci giri intorno, qui le situazioni sono quella che ti ho detto in merito all'amore, oppure c'è anche un discorso di vittoria legale, però secondo me la vittoria legale qui può essere stata promossa, cioè la causa legale può essere stata promossa dall'ex uomo o donna che sia, o da te verso l'ex uomo o donna che sia. Quindi eventualmente ci sta anche raggiungere una situazione di causa contro l'ex o di divorzio, o in alcuni casi dalla famiglia di origine, per aprirsi a una nuova situazione. Però ecco, io qua ci vedo un trasferimento dovuto a una rottura importante, fondamentalmente. Anche se tu fossi, non avessi un compagno, una compagna di vita, qui comunque secondo me l'ambiente che vivi lo vuoi rilasciare e qui arriva l'occasione per avere una convivenza importante. In sostanza è un trasferimento di casa per una buona percentuale con un compagno, una compagna, per un'altra percentuale con un compagno, una compagna, dopo aver rotto una situazione che al momento c'è, oppure è una vittoria su un ex, su una ex, e
o sulla famiglia che magari per un motivo o per l'altro è stata molto limitante per te. Però è sempre uno staccare il cordone ombelicale da una situazione che in questo momento è conflittuale oppure ha avuto un atteggiamento conflittuale in passato e fondamentalmente tu senti la voglia di sdoganarti, di liberarti da questo atteggiamento conflittuale. Ho cercato di darti più varianti anche per rispondere un po' a quelle che possono essere tutte le istanze. Poi qui mi sembra molto, molto ampio. È possibile che magari un consulto personale ti aiuti a focalizzare ancora di più, sempre fermo restando se ti sei ritrovato o ritrovata nella variante. Andiamo a vedere che cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante della settaria. Esprimi la tua verità con gentilezza. Vedi, qui io non ti ho detto gentilezza prima, però ti ho detto c'è l'intelligenza, c'è comunque un atteggiamento pulito, limpido a quelle che sono le persone attorno a te o a quella che è la persona con cui tu vuoi rompere. Ma qui ti dice il libro, esprimilo in maniera, esprimi la tua scelta, qui una scelta la vedo, esprimila in maniera pulita, esprimila in maniera gentile. Perché comunque alla fine qua tu sei chiamato, sei chiamata a tagliare un po' con queste radici che ti stanno avvolgendo in modo anche da impedirti di esprimerti pienamente. Il carro alla fine è un guerriero che è riuscito a integrare e dominare gli opposti. Hai presente la classica immagine del carro? E quindi di conseguenza non ha bisogno di promuovere litigi, non ha bisogno di muovere atteggiamenti conflittuali. Qua semplicemente esprimendo una tua istanza tu puoi arrivare a portarla in pratica. E questo secondo me anche se ci fosse la famosa causa legale, qui semplicemente devi rimanere centrato, centrata a dire la tua. Comunque alla fine qua il trionfo c'è. Però è il tagliare da una situazione limitante in maniera radicale, con addirittura lo spostarsi, il trasferirsi. Le opzioni te le ho date prima. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Benvenuto, benvenuta a Variante della Malachite Rossa. Andiamo a vedere anche per te quale evento è destinato ad entrare nella tua vita. L'imperatore, bella. Elena, la bellezza. La scopa e la frusta, i topi. Allora, qui bisogna fare attenzione perché la carta della scopa e la frusta con i topi parla di un down energetico che non passa inosservato e che potrebbe permettere ad altre persone di magari anche approfittare della nostra debolezza. E la superficialità qui mi viene nella carta di Elena che ti dice guarda nel profondo le persone. Quindi qua forse potrebbe essere l'incontro con un qualcuno che magari con questo imperatore, che mi significa anche notizie, soprattutto qualcuno che potrebbe avere una sorta di autorità o comunque potrebbe avere quella che è magari una posizione importante che magari ti porta a quelle che sono proposte, magari notizie, magari semplicemente vuole entrare nella tua vita, uomo o donna che sia, ma che forse non è tanto pulito, tanto pulita con te. Quindi qua bisogna fare un attimino attenzione. Andiamo a vedere con i tarocchi, per te che hai scelto la variante della Malachite. Il giudizio. Il 7 di bastoni. Il 10 di denari.
La torre è uscita a tutti e due. Il tre di spade. L'otto di bastoni. L'innamorato. Allora, a me viene da pensare che qua ci sia qualcuno che vuole approfittare di te, vuole approfittare di quello che è un tuo particolare momento per sfruttare le tue qualità, oppure magari con un 10 di denari per anche magari sfruttare quelle che possono essere le tue risorse economiche. L'otto di bastoni potrebbe essere una carta di incontro o comunque di una persona che magari ti chiede un incontro, ti fissa un appuntamento, però vedi che è una persona conflittuale. 7 di bastoni su 3 di spade è un qualcuno che comunque ha un po' il conflitto come bandiera di vita e per qualcuno qui la persona potrebbe già essere conosciuta perché qui c'è un giudizio, per altri è un incontro che comunque si presenta in un modo, si presenta come fioriero di opportunità ma che in realtà poi per noi può rappresentare una importante lezione di vita. Ovviamente è una persona con cui alla fine c'è una torre, quindi qualsiasi macchinazione venga architettata qui, alla fine tu riesci a farla esplodere, riesci a mostrarla. Però vedi che in fondo c'è un innamorato. È come se ti servisse per evolvere, come se ti servisse per capire che certe situazioni, certe persone comunque hanno un modus operandi o un modo di rapportarsi agli altri che puntualmente, poi una volta individuato e rivisto anche sotto altre dinamiche, sotto altre persone, magari ti aiuta a migliorare quella che è la tua percezione delle relazioni sociali. Quindi per te fondamentalmente è un insegnamento di vita. Il problema è che questa persona ora grandi danni non gliene vedo fare, a dirti la verità. Qui è differente dalla prima. La prima era molto di ampio respiro, qui è proprio diretta. Potrebbe essere la persona che ti offre lavoro, ma in realtà poi vuole ben altro, così come potrebbe essere la persona che magari vuol condividere un'amicizia, un progetto con te, ma poi alla fine uno scroccone, una scroccona. Insomma, un qualcuno che comunque nasconde le sue, oppure magari in alcuni casi, mi spiace dirlo, potrebbe essere un partner, una partner che fondamentalmente ti rivela che non ti è mai stato fedele o fedele al femminile, va bene, dai, è uguale. Però ecco, anche in questo caso riesci con un colpo di testa, di fortuna, di audacia a riportare le cose su quello che è il tuo modo perché poi la torre alla fine io qua la vedo come intenzione. Però poi vedi c'è un innamorato, è come se tu dopo fossi subito a un bivio. Quindi nel caso il lavoro lo prendo o non lo prendo, oppure magari posso far valere le mie ragioni. Questo che mi ha fatto becco, ho fatto becca, lo mando a quel paese o no? Questo amico, questa amica, ma alla fine perché è così? Perché è veramente scroccone, eccetera, o perché magari ha dei conflitti e posso aiutarli? Cioè, qui è come se tu alla fine fossi un po' indeciso o indecisa. Ricordati che la pietà non va data gratuitamente, questo è molto importante, eh? Te lo dico come 8 di coppe, che è la carta dell'attore, fra l'altro, fante di coppe, vedi? E l'eremita, incontri Cronos, che fortuna, veramente, dai. Ecco perché si parlava di una persona estremamente laida. No, ora, a parte gli scherzi, qua c'è veramente l'ingresso di una persona nella tua vita. E per alcuni è il ritorno di una persona alla tua vita che sì, da una parte tu smonti ogni tipo di pretesa, inganno, eccetera, dall'altra però è come se questo insegnamento per te rappresentasse anche una sorta di prova per
per comprendere meglio te stesso e le relazioni, non solo d'amore, ma anche familiari, lavorative, amicali che hai, per comprendere le dinamiche che le muovono. E quindi fondamentalmente in realtà il destino qua ti dice: guarda, comunque c'hai da fare questo incontro o da rifare questo incontro, non tanto per la persona che ti riappare davanti o ti appare davanti, che comunque avrà un po' i tratti del caso umano, almeno a livello caratteriale, quanto per te, perché rappresenta un insegnamento di vita importante che poi si può ripercuotere anche su quelle che sono la tua materialità fondamentalmente. Quando cambi approccio tu, cambia anche la tua materialità. Quindi qui secondo me è un qualcosa di veramente importante a livello di impatto mentale, prima che poi appunto ti porta a fare delle scelte importanti. Questa è molto univoca come variante. La prima è di ampio respiro, al punto che ho cercato di dare anche troppe letture. Questa qua invece è molto diretta, molto univoca come direzione. Sì, andiamo a vedere il libro delle risposte dell'oracolo. Che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante della malachite rossa? Scegli ciò che ti rende felice e vai in quella direzione. Vedi qua alla fine. Allora, qui voglio aprirci una piccola parentesi. Spesso e volentieri noi scegliamo ciò che crediamo ci renda felici. Ma perché? Perché è un attaccarsi alle sicurezze. Cioè, se il tal partner, il tal amico, la tal amica, il tale lavoro in realtà ci gratifica a livello di irrisolti e quindi magari, che ne so, il partner ultra fedele ma possessivo, gelosissimo, in realtà ci permette di non cadere più nel trauma dell'abbandono, ipotesi, però allo stesso tempo ci crea una bolla attorno. Il lavoro sicuro, il lavoro ripetitivo, il lavoro che magari non ci piace, ci permette di avere una sicurezza economica, ma magari poi, per compensare questa routine agghiacciante, andiamo a sputtanarci tutti i soldi perché poi fondamentalmente abbiamo bisogno dello stacco mentale. Quindi spesso noi scegliamo ciò che, e questo secondo me è quello che devi imparare in fondo qua giù, scegliamo ciò che ci dà continuità, sicurezza, ma che in realtà non corrisponde a quella che è la nostra vera vocazione, a quello che veramente ci rende felici. Ecco perché qua giù io ti ho detto prima: questo innamorato ti portava a rivedere quelli che sono i tuoi parametri di rapporto con la società, con le persone, con i partner, perché alla fine ti porta a chiederti: ma mi serve veramente, mi rende veramente felice per dire, l'avere il partner ultra geloso e possessivo, e quindi sono sicuro che non mi incornerà mai, che poi non è vero perché sono i primi, ma mi serve veramente a stare in questa bolla, mi serve, mi aiuta davvero. Ecco che qui alla fine ti va a creare un'aspettativa di vita differente e quindi di conseguenza più in linea con quella che è la tua vera felicità, la tua vera realizzazione. Spero di averlo spiegato a modo perché a volte mi incarto un po'. Vabbè. Ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani. Ciao!